Nasce Nex, il primo free press è tutto dedicato al turismo e non solo. In collaborazione con il quotidiano economico Il Denaro, il giornale si prefigge di essere un punto di riferimento per gli operatori del settore, ma anche per chi ama un turismo ecosostenibile. Nex si avvale anche di diverse importanti collaborazioni del mondo giornalistico di settore. In questo primo numero tante rubriche e approfondimenti con i consigli degli esperti. Nex oggi nasce dall'esigenza del consumatore di conoscere di più di quello che può dare internet, di più di quello che può dare l'agenzia di viaggi, di più di quello che si può intercettare semplicemente dall'attuale informazione, insomma, quindi dalla televisione e da internet, come abbiamo detto. La forza di questo mensile sarà appunto la distribuzione. Come sappiamo, insomma, verrà distribuito con Il Denaro, quindi di conseguenza arriverà direttamente sugli studi professionali e chiaramente andrà ad intercettare le esigenze di professionisti che possono sfogliare, conoscere e curiosare tra le varie rubriche, le varie curiosità e le nuove destinazioni proposte o anche destinazioni già conosciute ma guardate un attimo da aspetti nuovi. Noi siamo uno strumento che divulga notizie curiose, interessanti, che opera in un mercato di 6 milioni di cittadini, che è quello della Campania, in cui abbiamo intercettato 20.000 professionisti che sono un target per noi interessanti, comunque hanno una forza di spesa più alta sul turismo. A loro racconteremo mete intercontinentali, mete nazionali, mete locali, perché c'è un turismo in Campania che può vivere anche di quotidianità, quindi della giornata nel bel ristorante invece che nella bella villa o una gita, come si diceva un tempo, fuori porta. Tutto però in un sistema di qualità, tutto in un sistema di turismo ben integrato, e noi ci occupiamo di divulgare queste notizie con una veste grafica accattivante, con dei giornalisti molto in gamba che hanno realizzato il primo numero e che realizzeranno quelli che accompagneranno Next per tutto il 2010. Nasce Nex è un mensile che parlerà di viaggi, parlerà appunto di turismo, di economia, ma anche di attualità. E su cosa voi puntate soprattutto? Ma noi puntiamo in una differenziazione di questo tipo. Sarebbe assurdo immaginare di poter ripetere o fare cose di cui parlano altri. Allora il nostro linguaggio giornalisticamente sarà su due fronti, coinvolto sia, rivolto sia nei confronti del professionista di settore che evidentemente è interessato a conoscere una serie di offerte adatte per lui e per la sua clientela, e per invece un consumatore finale, professionista, colto, attento, in cui il viaggio non è semplicemente una meta ma è come un racconto, e quindi di questo racconto vanno estrapolate le cose che più possono funzionare e maggiormente colpirlo. Ecco perché all'interno per esempio del giornale abbiamo tante rubriche differenziate, dall'ecoturismo ai viaggi speciali, dagli spa benessere a un discorso di turismo del gusto, l'enogastronomia in questo modo si accompagna ad ogni viaggio, quindi queste logiche noi cerchiamo di raccontarle un po' anche con quello spirito, come ha scritto una volta un bravissimo giornalista, un po' chi è nato a Napoli è napolide e quindi come tale ha una visione del mondo complessiva, e quindi noi lo raccontiamo grazie anche a questa nostra sensibilità ed emozione. Un free press a 360 gradi con anche un po' di romanzo e fantasia che non guasta mai. E certo, non guasta mai, perché in fondo il free press, poi questa nascita, questa bellissima invenzione che serve ad avvicinare il grande pubblico ma anche il pubblico più attento alla stampa, ad una lettura apparentemente veloce, però resta il fatto che può essere subito consumato. Allora significa lasciare l'impronta di un'idea, una traccia, come dicevo prima un'emozione, ma anche un consiglio pratico perché il proprio viaggio possa iniziare. Ecco perché Next, il tuo primo viaggio, perché poi a ogni fine ne ricomincia un'altra. Siamo molto felici di questa iniziativa, di questa nascita, di questa nuova testata giornalistica che affianca un po' quelle che sono un po' tutte le nostre tentativi, orientamenti per quanto riguarda il discorso turistico.